Buonasera ai nostri telespettatori, i quali saranno meravigliati di questa apertura di trasmissione un po' particolare. Eh, il rumore dei passi dei cavalli e sullo sfondo una struttura che è il carcere di Bollate, nel quale carcere, per merito dei tre signori che ho qui con me oggi in trasmissione, i cavalli vivono da tempo e poi ci racconteranno Claudio Villa. E gli altri il in che modo e con quali finalità allora Claudio benvenuto grazie Alice benvenuta grazie Francesca grazie rispettivamente presidente vicepresidente e operatore volontario un operatore volontario che si sta occupando di riflessologia per i cavalli però e anche sì. di questo noi parleremo allora Cominciamo da te Alice, sei la vicepresidente e sei un po' una delle ultime che sono arrivate nel contesto di Bollate, cosa ti ha spinto a farlo e che cosa trovi in questo contesto? Mi ha spinto ad approdare alla scuderia di Bollate l'amore per i cavalli e la voglia anche di aiutare gli altri, inoltre trovo magnifico questa realtà nel senso... Eh, della riabilitazione di persone e di animali eh, attraverso l'instaurazione di una relazione empatica tra due specie apparentemente diverse ma che sono molto simili tra di loro: in quanto i cavalli che noi abbiamo a Bollate sono sotto sequestro, abusati, maltrattati, e quindi sono molto simili alle persone ristrette nella seconda casa di Bollate. Quindi due praticamente sofferenze che si incontrano e che riescono reciprocamente a eh, darsi una risposta, a trovarsi. Esattamente. Claudio. Cosa sta succedendo in, questo, in questi giorni, in questo periodo a bollate? Finalmente siamo riusciti ad aprire una collaborazione con il CERT che si occupa all'interno dei detenuti che hanno delle forme di dipendenza, per cui a valorizzare il lavoro con i cavalli mettendo insieme i due soggetti come si diceva prima e in collaborazione con l'Università Cattolica. Per cui questo lavoro importante insieme a Francesca Manca che si occupa della riflessologia è mettere insieme quello che abbiamo sempre pensato di costruire per dare effettivamente una seconda opportunità ai due personaggi, uomini e cavalli. Ecco, eh, il discorso della riflessologia è anche il discorso della dimensione emozionale, vero Francesca? Sì. Raccontaci un pochino che cosa stai facendo e poi approfondiremo tutti questi temi. Tu fra l'altro mi hai portato un libro che è appena uscito, che è Riflessologia per i cavalli, guida pratica per prendersi cura del cavallo con il tocco delle mani. Io intanto lo metto così <ride> e poi ci racconterai che cosa c'è scritto in questo libro. Allora, la, perché la riflessologia? Perché attraverso il tocco delle mani c'è qualcosa che passa proprio a livello emozionale e, e avendo a che fare con un cavallo, le mani sul cavallo ci sono sempre, tanto di più per, questi, per queste persone che... Mm, sono appunto sono ristrette in privazione di libertà e l'emozione la devono in qualche modo le devono in qualche modo cacciare indietro. Avere la possibilità di lavorare col cavallo, sia il lavoro che fanno con Claudio la mattina di gestione, di pulizia, e poi invece fare con me un lavoro più puntuale. Di, proprio di mani sul cavallo attraverso una tecnica per prendersi cura in modo particolare del, dell'animale, eh, vediamo che sta sbloccando delle situazioni e queste, queste situazioni vengono raccolte poi eh, in un gruppo psicologico che appunto viene portato avanti con eh, la psicologa che sta seguendo questo progetto. Eh, insieme a due tesiste dell'Università dell Cattolica e in queste sei settimane siamo arrivati praticamente al punto di svolta del progetto che si svolge su 12 settimane, abbiamo già visto delle, dei cambiamenti notevoli proprio a livello di emozione, di relazione dell'animale, questi uomini che si aprono. Le, mentre Claudio parlava io stavo pensando che in Francia si sta lavorando con i cavalli proprio nelle forme di dipendenza, perché le dipendenze da gioco, anche non soltanto quelle tradizionali da tossicodipendenza, ma anche appunto le altre, comportano un tentativo di far affiorare delle emozioni, no? quindi il, il gioco che si ripete in continuazione è un po' questo e il cavallo è colui che riesce ad attivare le emozioni e a fare in modo quindi che si possa provare a parlare poi sì. di questo problema sì. e a coscientizzarlo, a portarlo sì. a livello della coscienza. Tu che dici? Alice Caldarini, cosa dici di tutto ciò? Dico che è una causa assolutamente nobile e sono molto felice di averla sposata ed è proprio come hai detto tu Lucia, nel senso che il cavallo in questo caso può essere usato come... Mezzo per eh, poter far riaffiorare nelle persone quella, quel, quel senso di responsabilità, quel, eh, quell'empatia che molto spesso viene persa a causa dell'esecuzione della, della pena oppure come hai detto tu in Francia attraverso delle patologie come la tossicodipendenza e quindi possono aiutare a far ritrovare la felicità o a fornire una seconda possibilità di vita a queste persone. Sì, poi qui ci sarebbe da approfondire il tema del cavallo madre, no? il cavallo È che fatto. ti porta, il cavallo eh, di tutta la simbolica che si lega a questo, ma insomma finiremmo <ride> domani mattina. Claudio, parlaci invece dei cavalli. Quali cavalli arrivano da te e quali... Eh, I cavalli che arrivano sono cavalli spesso fine carriera, ma altrettanto mh, sotto sequestro, perché per cattiva gestione, non solo perché vengano maltrattati, perché è un termine anche quello che bisogna prendere con le pinze, perché il maltrattamento sappiamo benissimo che è ovunque, in ogni modo, non è solamente il fare violenza, ma la cosa forte è che con questi cavalli che hanno vissuto delle esperienze negative o comunque sono dismessi, perché sono cavalli che appunto fine carriera e noi non ne fruiamo più sotto l'aspetto sportivo o d'altro. Diano veramente una possibilità con une, questa loro grande capacità che noi conosciamo bene, però è difficile da, far, da comunicare e far capire all'utenza la capacità dello stare insieme al cavallo, per cui ehm, partecipare insieme a lui come compagno. E questo nei confronti dei detenuti è molto forte, i detenuti soffrono delle carenze affettive, soffrono della privazione della libertà, l'analogia che io spesso faccio provocatoriamente è che i cavalli in carcere sono liberi, ma nei contesti esterni spesso non lo sono. E la stessa cosa è il detenuto che è privato della libertà, ma si trova con un compagno di un'esperienza di questo tipo che non ha nessuna colpa, però ha la possibilità di recuperarsi e mettendo insieme questi cavalli che non vogliamo, vengono così eh, rigettati dalla società in cui viviamo, trovare questa magia, questa alchimia dove i due personaggi riescono a incastrare le loro dinamiche, devo dire che è estremamente importante, ma qualitativamente di vita è fondamentale per ambedue perché gli umani riscoprono delle capacità che spesso non sanno di avere e allo stesso tempo i cavalli riescono a recuperare una vita da cavallo perché spesso noi li mettiamo in gruppi, riusciamo a mettere addirittura 10-15 cavalli insieme. Sì, quando io sono venuta su ho, dicevo provocatoriamente che dentro il carcere di Bollate sono i cavalli mm. più liberi del mondo e invece in tante strutture purtroppo fuori sono in, in galera 23 ore al giorno. No, quindi. Sì. Francesca eh, attraverso la riflessologia ti è mai arrivata la, il segnale di una sofferenza che tu non conoscevi? è una domanda complicata lo so. Sì. Eh, me l'aspettavo. <ride> Sì, arriva, arriva anche attraverso le risposte dell'animale, che non è soltanto una sofferenza fisica, è proprio attraverso la risposta che lui dà come risposta allo stimolo riflessogeno si riescono a capire molte cose sullo stato emotivo dell'animale. E, e qui, mh, vai, vai! No, e questo visto che mh, per me è abbastanza una cosa conosciuta, ma con questi ragazzi che stanno provando per la prima volta questo tipo di lavoro, mh, ne rimangono sorpresi perché succede anche a loro. È cioè una risposta talmente immediata, talmente evidente anche attraverso uno sbuffo, oppure si scuotono, oppure abbassano la testa. Sono tutte reazioni che indicano il rilascio di una tensione forte oppure di un'accettazione un del benessere e quindi. Mh, io ho un po' come una biblioteca mentale rispetto <ride> a queste cose, sia positive che negative, le metto in evidenza con, con i ragazzi e loro stessi hanno l'opportunità di provare. E di, talmente è forte la risposta che eh, insomma, si riesce ad avere un'informazione. Anche di sofferenza, ma anche di, di beneficio. Di guarigione, di superamento di beneficio, della, sì, perché. Perché credo che una cosa bisogna, dobbiamo sottolineare, no? lo dicevi tu prima, lo accennavi tu prima Claudio, molte volte la sofferenza di un cavallo non è che lo è, è stato preso a bastonate, o, ma che sono venuti meno le basi dei suoi bisogni etologici. Sì, primari. Dei suoi bisogni primari, cioè eh, ancora si pensa che nutrimento e pulizia siano sufficienti, e non è così. Esatto, è la stessa cosa che io dico ai detenuti: nel momento in cui si pensa, nei confronti degli altri animali, che siano alimentati decorosamente, che abbiano uno spazio, possano riposare, la qualità della vita sia quella. È assolutamente sbagliato. È chiaro che essendo animali di branco sia noi che loro, se non c'è una relazione con il prossimo, con altre specie, per cui non è solo con specifici, ma riuscire ad affrontare, approcciare rapporti affettivi, rapporti di rispetto, sono gli elementi fondamentali. Capisci bene che in un contesto del carcere, con i detenuti che hanno ovviamente tanti problemi psicofisici, lo stesso stare in carcere è una privazione proprio degli aspetti cognitivi. Entrare in, in relazione col cavallo che a sua volta ha vissuto questo trauma ma che, con cui può riuscire a sbloccare è molto interessante vedere come queste cose vengono fuori sì. in un modo spontaneo senza particolari atteggiamenti. Una domanda provocatoria, ma un uomo può sostituire un, una relazione equina con un cavallo? Cioè insomma, un cavallo ha bisogno dei suoi simili, ma in alternativa un uomo funziona? Alla meno peggio? Beh, diciamo, Più della capretta intendo. Ma sicuramente, direi che decisamente meglio della capretta, purtroppo non si può portare a casa il cavallo. Eh, però, specialmente nell'ambito del carcere, io, me, la mia esperienza fondamentale è questa, il bisogno di rapporti affettivi è molto forte. La carenza di affettività, come viene definita nel carcere, è altrettanto forte e io noto in un modo proprio marcato, molto immediato nell'arco di pochi giorni, quanto questi uomini, quando gli si dà un cavallo di cui occuparsene, si aprano e riescono a dare un senso di felicità, di piacere. Quali sono i progetti per il futuro di cavalli in carcere o di Asom Bollate, come la vogliamo chiamare? Chi, chi mi risponde? La vicepresidente? Sì. Mi risponde Francesca Manca? Alice, Alice, Alice. Alice dai. Allora, i progetti che abbiamo in campo sono quelli di aderire alla giornata mondiale sull'autismo. Con un programma speciale, nel senso di accoppiare esterni e detenuti nella conduzione a mano o nel lavoro in sella, proprio per mostrare come in realtà anche queste persone che sono rigettate dalla società possano sposare una causa così nobile. Successivamente abbiamo in progetto anche una collaborazione con l'Università degli Studi di Milano, il CERT, il Policlinico. Appunto per valutare l'instaurazione di questa relazione empatica e i benefici che può avere su, sia sui cavalli che su, sui detenuti. E anche in prospettiva sulle persone normali, sì, tra virgolette, direi, perché direi, il normale direi, direi. è un concetto di cui. <ride> Francesca, rapidamente, sì. eh, i tuoi corsi e il tuo lavoro, al di là di bollate dove tu sei volontaria e quindi. Andrai da qualche altra parte? Sì. Eh, adesso, allora. A maggio ci dovrebbe essere un incontro in Svizzera mm. presso l'associazione Tarpan di Bruno Brughera. E, insomma adesso sto prendendo un po' contatti anche per uscire dal carcere. Ancora non c'è molto perché ho iniziato da poco, però il primo, primo diciamo, incontro fuori giornata informativa, fuori dal carcere... Sarà, sarà presso l'associazione Tarpan. Chi volesse comprare il tuo libro eh, deve scrivere a me in questo momento perché è ancora una cosa un po' casericcia e quindi lo, lo possiamo fare da interfaccia anche noi come sì, Cavallo, come 2000. cavallo ecco, 2000, ecco facciamo così, sì, chi sì. lo vuole scriva info 2000it e poi noi li sì. mettiamo in contatto sì, con Francesca, sì, 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 sì. va bene? Benissimo. Io vi ringrazio di essere stati con noi e come al solito vi do appuntamento presto perché sono tutti argomenti che secondo me vanno approfonditi e ripetuti. Sicuramente. Perché ancora, nonostante tutto, siamo in pochi, eh. ma buoni, buonissimi. Allora, grazie. grazie a Claudio Villa, grazie, grazie a Lucia Calderini, e, e grazie, grazie a Francesca Lucia. Manca. Grazie. E grazie ai nostri telespettatori per averci seguito fino a qui. Come al solito, l'appuntamento per domenica prossima. Arrivederci a tutti.